Grande ex quest'oggi al Castellani, che purtroppo ha fatto valere anche la dura legge dell'ex, Claudio Coralli, premiato dall'amministratore delegato Guelfi per tutto quello che in azzurro di grande ha fatto fin dal settore giovanile lo scorso anno. Claudio, parto dalle emozioni. Cosa è significato per te tornare qua da avversario? Guarda, un'emozione che non c'ha parole, perché mi hanno fatto un'accoglienza bellissima, soprattutto la maratona che mi ha salutato in quella maniera era solo da brividi. C'avevo un magone qua dentro che è un'emozione che non lo sai neanche te quando entri in campo dopo tanti anni passati qua, tanti infortuni passati l'anno scorso, e vabbè, poi è venuto pure il gol, così che... Sei un professionista, sei un attaccante, è chiaro che il gol è la tua natura e lo devi fare, però sono convinto che nella grande gioia, in dubbia, un pizzico, insomma, di dispiacere forse anche c'è. No, vabbè, per noi era fondamentale vincere, perché era tanto e non vincevamo, sicché i tre punti erano sacri, però abbiamo fatto una buona partita, ci siamo difesi, ho marcato a uomo Mirko perché sapevamo che era il punto fondamentale del centrocampo dell'Empoli, ci ho giocato tanti anni e i palloni passano tutti da lui, sì che mi sono messo a uomo, il mister l'aveva preparata così e a noi ci è andata bene perché abbiamo trovato quel gol. Avete battuto un grande Empoli, poi insomma capolista. L'Empoli è l'Empoli, in senso, sappiamo come gioca, è la squadra migliore del campionato, penso che non ci abbia problemi a vincere. E con questi giocatori davanti a centrocampo e in difesa, penso che l'Empoli vinca il campionato a mani basse. Sei a Cittadella, che è una squadra che per te è importantissima, una piazza fondamentale, meglio anche di quella per Gollettese che all'inizio sembrava il tuo destino, però ti voglio chiedere cosa ti è rimasto, cosa porterai sempre dentro, se magari, chi lo sa, magari con le scarpette attaccate a quello tornerai anche qua ad Empoli, perché questa è una piazza che l'hai visto oggi, ti ama e ti amerà per sempre. Guarda, io mi stai facendo una domanda che mi viene i brividi, sì che... spero con tutto il cuore sia stato un arrivederci e qualcuno ricreda in me, perché qua io sto benissimo, nel senso è la mia prima casa, poi vabbè, Cittadella sono stato un anno e sto bene anche a Cittadella, anzi benissimo, però quando nasci in una città penso che il cuore ci rimanga, come negli anni passati dicevo tornerei a Cittadella, ora che ci sono, nel senso Empoli è Empoli. E allora ci diamo un arrivederci. Io spero sia un arrivederci.